Undicesima lezione e ultima dedicata agli accostamenti per colore dei fiori. In questa rassegna vi illustrerò alcune combinazioni all'insegna del rosso, dalla tonalità rubino fino a quella porpora. Buona visione. Qui vediamo un abbinamento che ci regala una scenografia molto suggestiva in autunno, con le forme arrotondate di un arbusto che si presta alla topiaria, Encianthus perulatus. Un arbusto spogliante, comportamento espanso, della famiglia delle ericacee, che ha fiorellini bianchi penduli in primavera, foglie verde scuro che poi virano al rosso brillante in autunno e alto da 100 a 180 cm. Qui è combinato con una massa di nandina domestica, arbusto molto comune, sempre verde, con fiori estiva in forma di pannocchie bianco-crema e bacche rosse in autunno, come anche le foglie, alto fino a 2 metri, di fronte ad un museo di design firmato Tadao Ando a Tokyo. Un abbinamento molto interessante che unisce Anemone Upeensis Prince Heinrich, una perenne della famiglia delle ranuncolacee con foglie tripalmate e fiore a margherita rosa intenso tra agosto ed ottobre, alta circa 70 cm. Con Persicaria amplexicaulis fire tail, perenne dal portamento ordinato, fiorisce fino ai primi geli con fiore rosso scarlatto. Ama il terreno normale, fresco, come esposizione preferisce mezz'ombra e alta circa 50 cm. La foto si riferisce alla Piazza Verde di Bergamo in occasione della manifestazione di maestri di paesaggio nel 2014. Un accostamento visto orticolario che unisce la delicatezza dei piccoli fiori corallini di Persicaria virginiana filiformis con toni più accesi di una perenne per climi miti che si può usare come annuale in climi freddi, Coreopsis ruby frost. Persicaria è un'erbaccia perenne della famiglia delle poligonacee dal portamento eretto con fogliame molto decorativo macchiato di bruno e fiori in piccole spighe rosso corallo a fine estate. Coreopsis è della famiglia delle asteracee, lunga fioritura estiva, fiore rosso scuro con bordi bianchi, adatta a climi miti. Come alternativa a Coreopsis si possono inserire Elenium hybridum iulissant con fiore rosso brunato da luglio a settembre, oppure Elenium kupfzer verg con fiore rosso bruno alta dai 60 ai 70 cm. Vediamo un bel contrasto tra bianco rosato del bellissimo fiore di Acanthus, perenne sempreverde con foglie grandi, verde scuro lucente, lobate e fiore tra maggio e giugno, alta circa 60 cm, e il colore porpora delle foglie di Cotinus cogigria Royal Purple. Grande arbusto dal portamento eretto e particolarmente interessante per il fogliame tondeggiante rosso porpora. Tra luglio e agosto produce tanti piumini rosa acceso, Plantation Garden in Inghilterra. Qui vediamo un accostamento tutto declinato sui toni del giallo vivo e del rosso, che offre una smagliante coreografia in un bordo estivo, continuando ad essere interessante fino al periodo autunnale. Una bella macchia porpora di euforbia griffiti, perenne rizomatosa, spogliante, con steli eretti rosso corallo, foglie lanceolate di colore verde, che in autunno si colorano di rosso, e piccoli fiori gialli raccolti in involucri di colore arancio, dai quali spuntano i grossi capolini giallo vivo con centro nero prominente di Rudbeckia della varietà Tacao, con prolungate e generose fioriture estive, che sono molto decorative anche quando sfiorite. Buga a Monaco. Un ibisco rustico, Ibiscus moscheutos o palustris, dal portamento eretto, dai grandi fiori effimeri di colore rosso qui, ma possono essere anche bianchi in estate. Foglie ovate, e qui lo vediamo su un tappeto di Autuinia cordata, Chameleon, una perenne molto rustica e vigorosa, adatta come tappezzante, con fiori bianchi primaverili, è interessante soprattutto per il fogliame variegato, molto invadente ma adattabile sia al secco che all'acqua. Qui vediamo Cnautia macedonica Mars Midget, una perenne dal portamento ordinato e compatto, con una ricchissima fioritura con fiore rosso rubino tra giugno e ottobre, alta dai 40 ai 50 cm.
abbinata a Persicaria microcefala Red Dragon, con piccole foglie coriformi porpora scuro e bronzo e lunga fioritura di piccoli fiori bianchi da fine estate al gelo. Ha una crescita rapida ed è alta circa 60 centimetri. Qui siamo in un giardino irlandese, il Dillon Garden. Un accostamento insolito ma molto naturale che si può trovare in natura nel bosco è quello di Euonymus alatus, arbusto spogliante dalle sorprendenti colorazioni autunnali e con frutti rosso porpora, alto fino a 2 metri, con Eupatorium rugosum, un'erbacea perenne che si trova bene anche in un'esposizione ombreggiata e produce in tarda estate capolini di fiori piatti di colore bianco candido, alta dal metro al metro e 20. È stata fotografata questa immagine in un giardino privato negli Stati Uniti. Un accostamento tra rosso di Persicarium plexicaulis, che abbiamo già visto prima, è una perenne che fiorisce tra luglio e ottobre, e il bronzo del finocchio, nella varietà Bronzeum. Le sfere sono quelle sfiorite di Allium. La foto è stata scattata nel vivaio di Piet Oudolph qualche anno fa, quando era ancora visitabile. Un accostamento basato sul contrasto di tessiture di foglie porpora, quelle più frastagliate di Hibiscus acetosella dalle foglie rosse, commestibili e con un sapore acidulo che ricorda quello dell'acetosella, e fiore rosa in estate, alto circa 1 metro, con quelle ovate di Cotinus cogigria Royal Purple, che abbiamo già visto, giardino privato negli Stati Uniti. Ancora le foglie porpora del Cotinus accostate qui a quelle di una bellissima ortensia, un'idrangea serrata preziosa che a fine estate ha foglie che si colorano di rosso e fiori che da rosa diventano di un colore quasi porpora. È un giardino privato a Dublino. Ecco, siamo arrivati all'ultima immagine di questa breve carrellata sugli accostamenti in rosso. Qui vediamo una combinazione insolita in un giardino effimero del Festival di Chaumont-sur-Loire con Brassicole oleracea Scarlet, un cavolo dalle foglie molto decorativo di colore rosso porpora, e Penstemon Purple Bedder, una perenne dalle foglie strette e i fiori porpora con gola marrone in estate, alta circa 60 cm. Se volete vedere altre immagini di giardini e di spunti di plant design, vi consiglio di andare sul mio blog all'indirizzo www.giardininviaggio.it.